dei padroni di casa non tarda ad arrivare. Venturino se ne va abilmente sull'Audi destra, superando Brighi, guadagna il fondo, mette un pallone dentro, Colzi non ci arriva, sul secondo palo arriva Carbone che vince un rimpallo e spedisce in rete, 1-1 Genoa al 14° minuto. Reazione immediata del Genoa con Ekator che se ne va sulla fascia sinistra, entra in area, mette un pallone a supporto e sul secondo palo Venturino deve solo spingerla dentro dove Pessina non può arrivare, riequilibra il match il Genoa, 2-2 al 43°. Vicina al pareggio la Roma, ne approfitta però il Genoa, gol sbagliato, gol subito, Bosia su Litti, bravissimo ad andare via, tiro cross, si avventa Venturino che imita Filippo Dodde e fa 2-0 Genoa. Primo squillo del match è per gli ospiti e ha origine da un calcio d'angolo sulla sinistra. Pallone fuori all'indirizzo di Dodde che controlla con il destro e allarga sempre sulla corsia di destra per Venturino. L'11 punta Ercoli davanti a sé, guadagna il fondo e mette un cross sul primo palo dove Deseri anticipa tutti e porta in vantaggio il Genoa. Risultato che cambia 1-0 all'11° minuto del primo tempo. Dall'altra parte, Venturino, uno contro uno, se la sposta sul destro e prende l'incrocio dei pali, il vice capitano del Genoa. Fischia l'arbitro, parte la morte direttamente in porta, Sarnos Manaccia, sarà altro corner per il Milan. Siman, sovrapposizione di Vitali, serve invece tra le linee Perina che si era inserito in area. Ora si torna fuori proprio da Vitali, cambia tutto in direzione di De Bonis, la mette giù, la offre alla morte che va col destro e la mette sotto la traversa. Gran gol di Alessandro La Morte alla mezz'ora, 1-1. Risponde il Milan con Siman che va alla manovra offensiva per i rossoneri, aspetta l'arrivo di qualcuno, poi La Morte viene pescato al limite dell'area di rigore e c'è lavoro anche per Lapo Vertua.